che cos'è l'antropocentrismo? Cartesio ci ha detto che gli animali sono come delle macchine e io chiedo molto spesso alle persone che differenza c'è tra una mosca e un termostato. Questa è la differenza che ci fa capire come in realtà mentre un termostato è mosso da degli automatismi, come qualunque macchina, perché la sua struttura e le sue funzioni sono la stessa identica cosa, per cui la macchina è governata da degli automatismi, una mosca è libera. Una mosca è libera perché ha una molteplicità di modalità, di funzioni. Quindi, in altre parole, la soggettività nasce dal fatto che ogni essere vivente ha sì delle dotazioni, come una mappa per muoversi all'interno di una città, però naturalmente l'itinerario lo decidiamo noi, certamente all'interno delle coordinate della mappa, ma sostanzialmente ci sono infiniti modi di muoversi all'interno di una città attraverso una mappa. Così gli animali quando apprendono non formano delle associazioni, dei condizionamenti, non formano cioè degli automatismi, ma si formano delle conoscenze, cioè degli schemi di elaborazione, delle mappe, delle vere e proprie mappe che consentono loro di agire secondo delle competenze, ma nello stesso tempo di avere una totale libertà e soprattutto una titolarità delle proprie dotazioni. Ecco, diciamo che il pensiero cartesiano è ancora profondamente presente, presente in tutti coloro che pensano che apprendere significa per un animale costruire dei condizionamenti, il condizionamento classico, il condizionamento operante. In realtà gli animali assumono delle conoscenze, queste conoscenze le utilizzano in maniera libera, attraverso queste conoscenze costruiscono nuove conoscenze, quindi diciamo che un animale è dotato di un mondo interno, fatto di pensieri, fatto di posizionamenti nel qui e ora. Un animale ha un suo preciso presente e il suo presente è dato dal fatto che, a differenza delle macchine che o funzionano o sono rotte, o sono accese o sono spente, vale a dire agiscono in maniera dicotomica, gli animali hanno un loro presente, cioè hanno delle emozioni, hanno delle motivazioni, hanno uno stato di attivazione mentale, hanno dei ricordi, hanno delle aspettative. Ecco, questa è la grande differenza, considerare ancora oggi gli animali come macchine è assolutamente un anacronismo. Ma direi che l'antropocentrismo non è solo nel perseguire i pensieri cartesiani, nel continuare a considerare gli animali come se fossero delle macchine. L'antropocentrismo è soprattutto pensare che l'uomo si realizzi attraverso diciamo delle proprie caratteristiche. In realtà l'uomo ha sempre osservato gli animali, ha sempre imparato dagli animali. E ogni atto culturale è in realtà un atto di integrazione dell'animale, non un atto di disgiunzione dall'animale. Guardiamo un uccello, guardiamolo volare e pensiamo un attimo quanto sia stato importante per l'uomo osservare il volo di un uccello per poter pensare a una nuova prospettiva dell'essere. In altre parole, gli uccelli non solo ci hanno insegnato come volare, ci hanno detto che si può volare. E così la musica, pensiamo all'importanza dei canti degli uccelli nelle diverse popolazioni che hanno dato vita a delle armonie, dei fraseggi che sono caratteristiche di ogni cultura e sono legate al fatto che quella cultura ha imparato dagli animali presenti in quel territorio quali armonie, quali strutture diciamo di sinfonie poter praticare, così come i Maori hanno imparato dal canto delle balene e diciamo tutte le popolazioni celtiche e germaniche hanno imparato dal canto degli uccelli presenti. Ma anche diciamo, l'utilizzo dei farmaci noi l'abbiamo imparato dagli animali, così come la danza. Le danze sono la reinterpretazione dei rituali di corteggiamento, dei rituali sociali degli animali, così come le sostanze psicotrope. Abbiamo imparato dalle capre l'utilizzo del caffè, degli alcaloidi, abbiamo imparato dalle renne l'utilizzo dell'amanita muscaria, vale a dire dei funghi allucinogeni, abbiamo imparato dagli elefanti l'utilizzo dell'alcol e delle sostanze fermentate. Ecco, iniziare a capire che la cultura parla di questo forte legame tra l'uomo e gli animali e ho un sospetto, che l'uomo voglia distruggere tutti gli animali per negare fortemente il prestito, per negare quel debito che ha contratto, per dire guardate, tutto quello che ho fatto è merito mio, in realtà tutto quello che noi abbiamo fatto è grazie alla relazione con gli altri esseri viventi e questa relazione è molto importante ancora oggi e noi dobbiamo averne cura perché altrimenti andremo a intaccare proprio le nostre caratteristiche, quei predicati di umanità che riteniamo emanazioni dell'essere umano e che invece testimoniano quanto sia stato importante per l'uomo relazionarsi con gli altri esseri viventi.